Benvenuti sul canale Il diario di un musicista musicologo. Una bella incisione pubblicata alla fine dell'Ottocento ci racconta il dramma in quattro atti di Victorien Sardou, intitolato Fedora, andato in scena a Parigi al Teatro del Vaudeville con la grandissima Sara Bernard. Vi leggo l'articolo che arricchisce l'incisione. Fedora, dramma in quattro atti di Victoriano Sardou. Fedora, l'ultimo dramma del fecondo ed immaginoso Sardou. Dopo il trionfo di Parigi, ne riportò uno novello e splendido come il primo sulle scene del Teatro Gerbino di Torino, 15 gennaio ultimo scorso, dove venne interpretato per cura della valente compagnia diretta dal capocomico signor Emmanuel. Il dramma Fedora fu scritto dal Sardou appositamente per la celebre Bernard, la quale creò, per l'appunto, il personaggio protagonistico al Teatro del Vaudeville. La signora Sara Bernard d'Amala non aveva mai interpretato nessun lavoro del Sardou, e allorché ella accettò la proposta del signor Bertrand di prodursi, cioè sulle scene del Teatro del Vaudeville, la celebre artista impose, come condizione fondamentale dell'impegno che assumeva, di presentarsi la prima volta in un dramma del grande scrittore. E così avvenne. Per Parigi questo fatto ebbe un'importanza artistica straordinaria. La parte di Fedora fu dunque scritta appositamente per la illustre attrice. Ed è con l'autore che ella combinò i più commoventi e strani effetti del dramma. È anche da osservare che il Sardou serbò tutto il prestigio del suo meraviglioso pennello per dipingere la figura di Fedora, attorno alla quale non schizzò che personaggi, meno uno, di una importanza secondaria. E Fedora è una figura che toccò il debole dell'attrice. Per me, ebbe a scrivere la Bernard ad un giornalista, per me Fedora è come una seconda creazione della donna. Eva, la creazione di Dio, è la donna. Fedora, la creazione di Sardou, è ogni donna. E poscia. Per rendere al vero la concezione dell'autore, Fedora deve essere ad un tempo civettuola come una slava, violenta come una spagnola, amorosa come un'italiana, raffinata, raffinée, come una francese, rassé come un inglese, un angelo decaduto dalle bianche ali. Mi provai d'essere tutto ciò e per la prima volta ricavai partito dall'aver viaggiato molto, perché potei cogliere tutti questi tipi di versi sul vero, sur le vif. Era un pretendere troppo il voler incarnare in se stessa ogni donna, essendo già molto il poter farsi apprezzare per ciò che si è, vogliamo dire, come nel caso della Bernard per un'attrice eccezionale e nel suo genere del bel numero una. Il soggetto di Fedora è una donna alla ricerca dell'uccisore del proprio amante. Chi è questa donna? Una principessa russa dal nome Fedora. Chi è l'uccisore? Un giovane dal nome Ipanov. La principessa è giovane e bella. L'assassino è pur esso bello ed elegante. Ora, non è difficile indovinare che entrambi diventeranno amanti l'uno dell'altra. L'azione avviene ai di nostri in pieno nihilismo e comincia a Pietroburgo per continuare poi a Parigi, sempre nelle sale dorate, non senza una lotta segreta vivissima. Fedora finisce per sacrificare il proprio amore al sentimento della vendetta. Ipanov cade in una rete da lei tesagli. Egli ne esce dopo essersi discolpato del suo omicidio.
o almeno dopo averlo sufficientemente spiegato. Trattandosi che Ivanov vi fu trascinato per difendere il proprio onore oltraggiato, disperata di non aver potuto soddisfare alla propria vendetta, Fedora si dà la morte, trangugiando un veleno. Soggetto più semplice davvero che non poteva essere immaginato, ma già, l'abbiamo detto, Sardù volle concentrare tutto l'interesse del dramma e richiamare tutta l'attenzione del pubblico sulla protagonista, e vi riuscì come egli solo poteva. Dopo Fedora, il personaggio di maggior conto è naturalmente Ivanov. Gli altri sono affatto episodici. Nella quinta pagina del nostro giornale spicca un bel ritratto della Bernard e vedesi pure il disegno della scena finale del dramma. Queste incisioni sono dovute ai signori Meyer, rinomato disegnatore, e Meul, incisore fra i più periti di Parigi. Meyer ha saputo togliere alle linee del profilo dell'attrice tutto ciò che vi ha d'angoloso nelle sue fattezze, ma con tanta valentia da non offendere il vero, e la Bernard appare avvolta in quell'aura romantica, atteggiata a studiata mollezza e col guardo levato a quell'etere dove l'illustre artista piace sivagare con il rabondo pensiero in cerca di sempre nuovi ideali. Il contributo non è firmato. Spero che questa lettura sia stata interessante. Vi ricordo che potete sostenere il canale iscrivendovi e attivando la campanella. Grazie e a presto!